Signori, buongiorno. Allora, ci spiegate un poco, purtroppo ci sono tutte queste foto di persone che evidentemente non sono più qui con noi, se ci raccontate un po' in maniera sintetica qual è la vostra proposta, perché state raccogliendo queste firme? Ecco, la proposta di legge che giace in Parlamento dal marzo del 2010 e non viene ancora discussa. In pratica questa proposta vuole alzare i minimi edittali delle pene e raddoppiare in caso di omicidio colposo, in caso uno uccida con guida azzardata, pericolosa e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ecco, in più vuole equiparare lo stato di coma irreversibile all'omicidio e stabilire la competenza del tribunale e non più del giudice di pace per le lesioni gravi e gravissime, che adesso si procede per querela di parte. Senti, tu sei volontario, hai avuto anche tu parenti che sono... Ho avuto in famiglia un figlio, un cognato e un nipote, e nello stesso incidente sono morti tutti e tre, insomma. Sì, l'associazione è composta principalmente da familiari, da fratelli, da familiari di vittime purtroppo deve stare, e da persone che sono in stato di disabilità, persone che hanno subito incidenti, che sono in carrozzina. Avete delle buone aspettative che venga cambiata la legge? Diciamo che la nostra Presidente ha avuto un incontro con il Ministro Maroni circa un mese fa e gli ha dato delle buone prospettive, promettendo anche a breve un decreto legge in modo da accelerare i tempi sulla legge. Va bene, grazie, grazie a voi.